Se lo scorso anno il comitato nella giornata di Ferragosto si era tenuto a Milano, nella regione più colpita dalla pandemia da Covid, quest'anno il Viminale, ha detto la ministra, ha voluto manifestare la propria vicinanza a tutti quei sindaci che in Sicilia stanno fronteggiando una serie di emergenze particolarmente delicate, a partire, lo dicevi, da quella degli incendi che, ha detto la ministra, ha richiesto quest'anno un numero ben superiore di interventi da parte di Vigili del Fuoco, Protezione Civile rispetto allo scorso anno, con migliaia e migliaia di ettari di vegetazione, boschi, riserve naturali. Ieri eravamo a Piana degli Albanesi, vi abbiamo fatto vedere che cosa è successo l'altro ieri sulle Madonie, e quindi un numero ben più alto di interventi necessari, però ha detto la ministra, in base a quello che ci risulta è da smentire fino a questo momento l'esistenza di una strategia criminale comune tra tutti questi attentati incendiari, interventi dei piromani nelle regioni più colpite che sono appunto la Sicilia, la Sardegna e la Calabria. La ministra ha parlato di immigrazione, dando tutta una serie di dati su quelli che sono stati gli interventi delle forze dell'ordine nei principali settori di interesse dall'agosto del 2020 fino al 31 luglio del 2021. Immigrazione, ha detto la ministra, sì, c'è stato un aumento degli arrivi, consistente, la maggior parte dei casi, oltre l'80%, sono stati arrivi autonomi, sbarchi cosiddetti fantasma, in una piccolissima parte sono intervenute le ONG, poi ha detto è diminuito il numero delle persone nella rete di accoglienza e sono aumentati di molto i rimpatri. Poi si è parlato anche di omicidi che sono in netto calo rispetto allo scorso anno e anche i femminicidi sono in diminuzione rispetto al 2020. Un netto aumento invece è stato registrato per quanto riguarda i reati informatici, soprattutto nel settore della pedopornografia sono aumentate le denunce, sono aumentati gli arresti e anche l'inserimento di tutta una serie di siti nella cosiddetta blacklist. Non si poteva non parlare di Afghanistan, tema fuori programma, ma che è balzato in testa alle discussioni di oggi con i capi delle forze dell'ordine e poi in collegamento anche con la sede della Protezione Civile a Roma. Si è parlato anche di Afghanistan e del rimpatrio degli italiani. Sentiamo cos'altro ha detto la ministra Lamorgese e poi linea a voi. Sicuramente ci sarà, è da prevedere che ci sia un ulteriore flusso di migranti provenienti dalla rotta balcanica, ma non solo, perché tante volte sono arrivati afghani anche via mare. Sono ben disponibile a qualunque tipo di incontro, non ho mai avuto assolutamente nessuna preclusione su questo, anzi, ben volentieri.